5 e il 6 giugno prossimo a Melfi, all'Hotel La Fattoria, ci saranno gli stati generali delle polizie provinciali e metropolitane. È un appuntamento molto importante perché si tratta di un convegno nazionale per riflettere sul ruolo e sulle competenze tolte e future di questo corpo. Il convegno sarà dedicato a Gino Salvatore. Con me c'è Pasquale Ricciardella, che è il vicepresidente nazionale della Polizia Locale. E Ricciardella, perché dedicato a Gino Salvatore? Buongiorno, intanto grazie per averci ospitati a questo importante appuntamento. E perché? Perché Gino Salvatore è un collega che lavorava con la Polizia Provinciale di Potenza, è scomparso un mese fa ed era uno dei pilastri fondanti, una persona che amava l'ambiente, che tutelava l'ambiente, che aveva fatto della sua vita la tutela dell'ambiente. Quindi, abbiamo voluto iniziare il ricordo di questo collega scomparso tragicamente, appunto dedicandogli queste 2 giornate formative proprio specificatamente. La prima che riguarda le polizie provinciali è più che altro un convegno di carattere nazionale. Mentre la seconda riguarda un po' tutta la famiglia della polizia locale e riguarda un aspetto altrettanto importante che è quello della sicurezza urbana. Dottor Ricciardella, c'è un problema. Voi fate un convegno nazionale di un organismo che praticamente è inesistente o quasi. Lei direttore ha centrato il problema perché purtroppo il nostro legislatore che negli ultimi anni ha avuto un po' di confusione nella riorganizzazione dello Stato, ha creato con una legge, la 56 del 2014, la famosa legge del riordino delle province. I forestali sono passati all'arma dei carabinieri. Voi della Polizia Provinciale, invece? Noi della Polizia Provinciale siamo stati molto ridimensionati, praticamente siamo stati dimezzati come numeri e gran parte dei colleghi della Polizia Provinciale, in funzione di un decreto legge 78, sono transitati nei ranghi delle polizie municipali. Ora però l'Europa ha detto qualcosa. Sì, infatti l'Europa ha aperto una procedura di infrazione e ha detto che praticamente lo Stato, l'Italia, dovrebbe garantire il controllo sul antibracconaggio, che era una peculiarità delle polizie provinciali, che era anche organo tecnico per quanto riguarda tutta la gestione faunistica. E l'Europa ha detto: avete tolto questo personale che aveva competenze su questo. Ora ci dovete dire voi, Stato membro, come fate a fare il contrasto al bracconaggio. E sulla scorta di questo, diciamo che lo Stato italiano ha recepito questa procedura di infrazione europea e il 30 marzo 2017 in conferenza Stato-Regione ha sancito un accordo. Che cosa prevede questo accordo? Prevede 2 cose fondamentali a nostro avviso. La prima è che bisognerebbe ricostituire i nuclei di polizia provinciali alla data del 2007. Quindi l'Europa ci dice rimettete a posto, lo Stato dice ripartiamo da lì. E in più bisognava rimuovere gli ostacoli per costituire dei nuclei regionali di vigilanza, perché la funzione diciamo, caccia, pesca, tutela della fauna con la legge Delrio è stata trasferita alle regioni. Questi 2 punti, uno ce l'ha risolto la Corte Costituzionale, perché con una sentenza di quest'anno ha detto che le regioni possono dotarsi di questi servizi di vigilanza, di questa polizia ambientale che andrebbe a fare questa attività. E quindi diciamo che è già stata È stata risolto sancita, sì. questo In punto. Basilicata che succede? In Basilicata che succede? In Basilicata siamo messi peggio delle altre regioni. Perché? Perché, sempre leggendo i dati Istat, noi abbiamo praticamente un appartenente ai corpi di vigilanza ogni 528 cacciatori, che è un dato, come dire, stratosferico.
Rispetto a altri rapporti in altre regioni, altre per esempio regioni, in Campania. Campania, per dire, ci hanno uno ogni 54, però la Campania, avendo 30.000 cacciatori che non vanno a caccia in Campania, perché i campani si riversano tutte qui e non solo, in Basilicata arrivano cacciatori da tutte le parti d'Italia, soprattutto dal nord, cioè il Veneto, le Marche, Emilia Romagna, nel periodo ottobre-novembre sono tutti in Basilicata, quindi a questi si aggiungono altri 40-50.000 cacciatori e quindi da qui si vede proprio l'esiguità del numero. In più siamo anche differenziati per provincia, perché i colleghi delle polizie provinciali di Matera, per dire, non fanno servizio di vigilanza venatoria, mentre noi di Potenza siamo divisi a metà, facciamo servizi di vigilanza venatoria e l'altra metà si occupa delle altre questioni della provincia, quali i controlli sui rifiuti, sulle acque di scarico, sugli inquinamenti in genere, che sono i controlli propri della provincia, e in più la polizia stradale sulle strade provinciali. Quindi il 5-6 ci sarà una reazione, una presa di posizione di tutto il corpo. Non solo, il 5-6 siamo riusciti, grazie anche alla buona volontà delle altre polizie provinciali d'Italia, a mettere insieme, diciamo, 17 province e città metropolitane. Come potete leggere, direttore, dal programma, è un programma molto, molto ricco. Praticamente avremo i comandanti delle polizie provinciali più importanti d'Italia e in più avremo la presenza del presidente Valluzzi, che è delegato UPI nell'ambito della conferenza Stato e Regione, al quale noi consegneremo un messaggio dicendo lo Stato e le regioni si sono impegnate a fare una determinata cosa, cerchiamo di farla perché siamo fuori tempo massimo, altrimenti andremo in infrazione comunitaria. Il giorno dopo invece, mercoledì 6, ci sarà invece un approfondimento su altri temi, su altre competenze. Sì, il 6 è più una giornata formativa, il giorno 5 è una giornata convegnistica, mentre il giorno 6 è una giornata formativa e parliamo di sicurezza urbana. È un altro tema all'ordine del giorno, soprattutto alla luce di, delle circolari del Ministro dell'Interno, alla partecipazione della Polizia locale nel sistema sicurezza. Praticamente è un momento formativo, ci occuperemo di videosorveglianza, che è anche tema di grande attualità. Tema di grande attualità, anche perché ci sono dei finanziamenti in corso da parte dello Stato per implementare i sistemi di videosorveglianza, e c'è l'altra grandissima attualità, che è l'entrata in vigore del regolamento europeo sulla privacy, che vede le forze di polizia impegnate soprattutto anche a misurarsi con questa nuova normativa per la tutela dei dati attraverso la videosorveglianza, attraverso sistemi di fototrappolaggio per quanto riguarda soprattutto il contrasto all'abbandono dei rifiuti, e un'altra normativa di recente emanazione, che è il trattamento dati per finalità di polizia, il DPR 15/2018, che ci vede, come dire, misurarci quotidianamente non solo con aspetti prettamente di polizia, ma anche di normativa sulla privacy, che è sacrosanta e che prima di essere a rispettarlo dobbiamo essere noi appartenenti alle forze di polizia. Quindi, come si può dedurre da questa conversazione, temi di grande attualità dal punto di vista ambientale e sociale. Il 5 e 6 giugno appuntamento a Melfi per gli stati generali delle polizie provinciali e metropolitane. Grazie al dottor Pasquale Ricciardella. Grazie a voi.